Allora, stiamo parlando sempre di risoluzione di problemi di chi ha le spalle grosse per poter fronteggiare chi magari, vabbè, compie delle azioni che mettono in crisi il privato cittadino. È arrivato un messaggio anche molto interessante. Vediamo se dalla regia possiamo rimetterlo in onda, così lo leggiamo per rendere presente nuovamente i nostri ospiti, ma anche a chi adesso ci ascolta, perché è passata la pubblicità. Buongiorno Elena, la mia esperienza sulle compagnie assicurative è pessima e francamente se non avessi utilizzato un mio legale mi avrebbero risarcito meno della metà. Sono Carlo di Verona, Verona. Prego, Presidente, cosa dice il signor Carlo? Beh, il signor Carlo ha fatto benissimo, bisogna tenere in considerazione però alcune cose, alcuni vantaggi che si possono avere tra un legale o un'altra società, eccetera. Personalmente parlo di me. Noi, per esempio, come azienda anticipiamo tutte le spese, Che è quindi già una cosa importante quando beh, uno. certo, perché per fare determinate battaglie a volte le persone pensano che sì, ma io ho un Ci diritto, ho subito rinuncio, un sì. danno, ma non ho i soldi, non ho le capacità per Chiaro. affrontare. Ecco, noi anticipiamo le spese e nell'ultimo bilancio del 2020 avevamo un'esposizione, un investimento di circa 1.600.000 euro in spese anticipate a favore dei nostri clienti. Come Quindi ci rientrate? Le parcelle poi sono alte? Come funziona? Perché uno dice, no, ma io devo. noi lavoriamo con il sistema anglosassone che è prettamente di collegare una percentuale alla stipula del nostro incarico, quindi trasparenza nei confronti del cliente, di una percentuale sul risultato. Quindi non è E che una persona si solo se dilapida. otteniamo il risultato, perché noi siamo in grado, visto Modello anche proprio anglosassone puro sì, questo. visto anche la dimensione dell'azienda, noi siamo in grado di mettere nero su bianco nei nostri contratti che, visto che siamo noi professionisti che consigliamo i clienti di procedere, è giusto che ci assumiamo anche completamente la responsabilità che se per caso non dovessimo ottenere un risarcimento, tutte le spese sono a carico nostro, comprese le spese di controparte. Caspita. Ma questa è una delle differenze. Poi, ecco, Ma andare, sentiamo. allora, i colossi assicurativi, come ho detto prima nella parolina colossi, sono società O sei grossissime. grosso anche tu, oppure non la Bravissima, spunti. quindi ai nostri assistiti oggi possiamo dare un qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che si può trovare nel mercato ed è probabilmente uno dei nostri asset più importanti. Però se entriamo nell'area legale dei risarcimenti, magari è meglio chiederlo direttamente al Infatti, responsabile dell'area, vorrei l'avvocato Frigo, interpellare ecco. proprio l'avvocato Frigo, che è responsabile dell'area legale. Leggiamo anche un altro messaggio, così ci ragguaglia a proposito. Approfitto dei suoi ospiti per chiedere se un risarcimento danni va dichiarato fiscalmente. L'ho appena ricevuto, grazie. E così è la domanda Vabbè, è tecnica una e domanda. il resto. Effettivamente, mi sa di sì, però, se dichiara tutto o no, non lo No, so. in Ah no, realtà questa cosa è la sfuggita. risposta È la posso dare sfuggita. immediatamente. Il risarcimento danni come tale non va dichiarato, anche perché non, Lo è diciamo previsto. piano, lo diciamo a bassa No, 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 voce, no, no, perché assolutamente, è sennò. una cosa ufficiale, non ci sono problemi, quindi non ha incidenza nemmeno per un ISE, per una persona che magari subisce una perdita, un lutto e viene risarcita di importi sostanziosi, non incide nemmeno sul suo ISE, Ah, non incide perché è un sull'ISE. danno non patrimoniale come tale. Quindi essendo un danno non patrimoniale, perché sono spesso danni morali, danni Certo. biologici, sono danni che non vanno dichiarati, perché non vanno a sostituire un patrimonio che avevo. Quindi di per sé, tecnicamente e fiscalmente, non vanno dichiarati. Questo è un Perfetto, fatto e questa è una assodato, notizia buona. non ci sono problemi. Rivolgersi all'avvocato anziché a Studio 3A, differenza e perché l'uno perché l'altro? Metto in Ma difficoltà, perché so che stai parlando chiaramente, di così colleghi. mi trovo tra due fuochi, tra i colleghi e l'azienda. Proprio per l'esperienza che ho maturato prima di sposare Studio 3A, dove sono ormai da 5 anni e ne ho fatti 16 prima in libera professione, quindi conosco benissimo entrambe le realtà. Io credo che sia un fatto di specializzazione. Ci sono molti avvocati specializzati nella materia, ci sono aziende come la nostra che fanno solo quello. Questo permette di avere una grandissima professionalità. La fortuna di rivolgersi a un'azienda strutturata è quella di avere un bacino d'utenza grandissimo, anche di professionisti. Noi abbiamo casi in tutta Italia, non dobbiamo porci il problema del singolo caso sulla provincia di Verona piuttosto che a Bolzano. Potendo seguire tutti questi casi abbiamo potuto selezionare negli anni anche tantissimi professionisti, professionisti che normalmente vengono magari incaricati dagli stessi tribunali. Parlo di ingegneri cinematici, di medici legali che sono fondamentali in questo mestiere. E abbiamo un bacino di 180 fiduciari, professionisti convenzionati,
in quello noi possiamo fare la differenza rispetto a un singolo studio legale. Perché voi andate a scegliere praticamente quel professionista. Il professionista più adatto. Più adatto, più idoneo. Questa è una grande differenza. Come diceva il dottor Trovò, l'azienda anticipa queste spese. Io non mi interrogo mai nei confronti di un assistito se può permettersi o meno il professionista più adatto. Non è un problema dell'assistito, è una scelta tecnica. Se ritengo che il migliore professionista sia a Taranto, per quel caso, lo vado a incaricare. Lo vado a incaricare e come azienda ci accogliamo i rischi della pratica, se va bene o se va male. Quindi io non posso mai fare i conti con le tasche dei clienti, non posso mai dirgli, guarda, per seguire questo caso di mala sanità è necessario incaricare uno specialista molto noto a livello nazionale, però costa una cifra importante, puoi permettertelo. Ecco, con noi non c'è questo rischio. Quindi l'assistenza al cliente è proprio totale. Noi non possiamo permetterci di fare una scelta se il caso vale la pena per quel cliente, si può permetterselo. In questo credo che possiamo fare una differenza sostanziale. Questo assolutamente diventa. Spesso lo studio legale non può permettersi per dimensioni di anticipare certi costi. Infatti l'anticipo delle spese legali è un classico che mette davanti a volte a una scelta l'interlocutore. È una scelta, molti rinunciano esatto. Al loro diritto. Le compagnie che sono dei colossi, l'abbiamo detto più volte, sono fatte di personale competente, non lo mettiamo in discussione, i liquidatori di compagnia sono bravi, fanno il loro interesse. Questo va percepito chiaramente, perché non sempre uno se ne rende conto. Sfugge un dettaglio tecnico, mi permetto di fare proprio una chiosa tecnica semplicissima. Se parliamo anche di un incidente stradale, il nostro codice civile stabilisce che si presume una corresponsabilità, è la partenza, salvo dimostrare una ragione piena o una ragione parziale. Partiamo da questo presupposto, quindi è evidente che chi si rivolge dopo aver avuto un incidente alla propria compagnia, la compagnia farà valere quella regola e quindi, come diceva il telespettatore di Verona che ha detto se mi fossi rivolto alla compagnia avrei preso meno della metà, certo, perché la regola base è quella, poi sta a te con i tuoi professionisti dimostrare che invece magari hai una ragione piena e per farlo magari ti serve un ingegnere particolarmente bravo o un medico particolarmente bravo. Però a questo punto, bravo. Su come sorgono le spese, in tutta la loro, uno dice non ne vale la pena, si possono. E quindi uno desiste. Che finché parliamo di incidentistica stradale è un discorso, quando parliamo invece di altri ambiti, adesso mi viene in mente perché purtroppo al centro dell'ambito sanitario per esempio, lì diventa pesante la situazione. Questo è senz'altro vero e a riguardo mi preme sottolineare una cosa. Molti potrebbero pensare che occuparsi di responsabilità medica sia in parte cinica. Viviamo un periodo storico particolarmente significativo dove i nostri angeli sono i medici e assolutamente lo confermo. Noi non cerchiamo di rilevare un danno a tutti i costi. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di dare verità. Dobbiamo dare la verità a una famiglia che si rivolge a noi dicendo hanno ricoverato mio papà, mio zio, mio cugino per un intervento che sembrava semplice è morto. Vogliamo capire che cosa è successo. Spesso è anche nella difficoltà della gestione di tante emergenze che il medico non riesce a dare queste spiegazioni. Questo succede, quindi c'è un cortocircuito. Con noi hanno la possibilità di capire, ripeto, soprattutto che cosa è successo. Quando evidenziamo con i nostri specialisti che c'è stato un errore medico, noi siamo assolutamente convinti che stiamo facendo qualcosa che, oltre a tutelare i parenti di quella persona o la persona che ha subito un danno maggiore di quello che si aspettava dall'operazione, stiamo aiutando la sanità stessa e non è un paradosso. Perché l'errore medico nasce da un mancato rispetto dei protocolli. Evidenziare un mancato rispetto dei protocolli aiuta anche l'ASL di riferimento a correggere e a salvare magari una vita in futuro. Se strutturata bene, perché se ci portiamo noi, in alcune noi parti abbiamo questa speranza. So che... Noi abbiamo questa speranza, teniamo anche presente che però per il sistema assicurativo delle ASL, che sono assicurate obbligatoriamente ma con delle franchigie molto alte. La franchigia significa che la prima parte di risarcimento lo paga l'ASL stessa.
Per questo semplice sistema vuol dire che ogni singolo caso che viene evidenziato come un errore medico viene discusso da un comitato tecnico all'interno dell'ospedale, quindi c'è assolutamente la consapevolezza dell'errore fatto e quindi anche la speranza da parte nostra e da parte dei nostri assistiti che l'ospedale faccia qualcosa perché non si ripeta. Quindi questa la ritengo una cosa. Una speranza di chi insomma si rivolge onestamente e in fede anche da parte di loro. Assolutamente in buona fede. Quando dicevamo, parlavamo di mission, intendevamo quello. Quando il presidente parlava di benessere anche dei dipendenti, è perché il nostro intento è quello di coinvolgere tutti i nostri collaboratori nel fatto che stanno lavorando dalla parte dei deboli, che non è così scontato. E quindi di vivere il loro datore di lavoro, gli diciamo sempre, non è certo Hermes, il dottor Trovò, non sono io, ma sono gli assistiti, sono loro i nostri datori di lavoro, noi dobbiamo soddisfarli. Anche umanamente, che è un altro aspetto importante. Molto umanamente, perché spesso abbiamo a che fare con tragedie immani, giovani vite perse, vite rovinate. Adesso vedremo anche quali sono gli ambiti che maggiormente vi trovano attivi. Se hanno inventato lo scudo penale per i sanitari vuol dire che non vogliono imparare dagli errori ma metterli sottoterra. Noi qua ci addentriamo nei perigli di situazioni abbastanza complesse. Torniamo a parlare di questo, scrivete pure i vostri messaggi dopo la pubblicità, tra poco.